C'era una volta un tifoso che aveva un potere magico e faceva vincere le partite alla sua squadra con un semplice gesto. Si chiamava Oreste. Il signor Oreste faceva il capotreno e amava il calcio. Lo amava al punto da non perdersi nessuna partita della sua squadra, in casa o in trasferta. La mattina della domenica, col sole, con la pioggia, con la neve, Oreste indossava l'abito buono, andava prima a messa, poi con la sua bici dalla sua casa popolare raggiungeva lo stadio, portando sotto braccio il suo strumento di lavoro, la tromba, in realtà una cornetta che usava per dare il via ai treni in partenza. Entrava sugli spalti, guadagnava il suo posto abituale e poi aspettava il momento giusto. La squadra del suo cuore a volte sembrava farlo apposta, pur essendo la formazione più forte del mondo, c'erano domeniche in cui trotterellava senza affondare contro avversari sulla carta molto più deboli e il tempo passava e i giocatori era come se pensassero a Oreste, se aspettassero lui. E infatti appena il cronometro segnava 15 minuti dalla fine, il signor Oreste portava la tromba alla bocca e suonava la carica. Tre squilli nel silenzio dello stadio e d'un tratto, come d'un canto, la squadra si svegliava. Il suo fortissimo capitano si rimboccava platealmente le maniche come segnale a compagni e avversari. E in quei 15 minuti mancanti, in quel quarto d'ora forsennato, la partita cambiava, i gol fioccavano, la squadra finiva per stravincere. Sembra una favola, la tromba che faceva vincere le partite, e invece è tutto vero. Quella squadra era il grande Torino, quello stadio il mitico Philadelphia, quel capitano fortissimo che alzava le maniche, Valentino Mazzola, quel ferroviere, Oreste Bolmida, e quei 15 minuti di fuoco, il cosiddetto quarto d'ora granata. Negli anni dei trionfi del grande Torino, la scena dei tre squilli di tromba e l'arrembaggio finale dei giocatori avvenne molte volte. La prima volta a Roma, in trasferta, con 7 gol ai giallorossi, Bolmida era andata anche lì. La più clamorosa, con una rimonta al Philadelphia contro la Lazio, da 0-3 a 4-3 e sempre i gol nell'ultimo quarto d'ora, solo dopo che la tromba aveva suonato la carica. Il toro invincibile del primo dopoguerra, il toro di Mazzola, ma anche di Loic, Gabetto, Ossola, solo nella stagione 45-46, fece negli ultimi minuti 3 gol al Milan, al Vicenza, al Bologna, al Napoli, all'Andrea Doria e 4 al Livorno. La tromba di Oreste non sbagliava mai. La suonerà quella tromba un'ultima volta in quegli anni, il 6 maggio del 1949. Durante i funerali a Piazza San Carlo dell'intera squadra del Grande Torino rimasta uccisa nella tragedia aerea di Superga. Oreste fece squillare la tromba davanti alla folla piangente, ma non c'era davvero più nulla da vincere. Prese sulle spalle la bara di uno dei suoi beniamini e giurò che non l'avrebbe più suonata. Mentì, gliela misero in mano quasi 30 anni dopo, in un pomeriggio del 76, quando il Torino di Radice, di Pulici, Graziani e Claudio Sala tornò a vincere uno scudetto. Non eravamo più al Philadelphia, ma al Comunale. Eppure il suono del ferroviere del quarto d'ora granata sembrava proprio lo stesso.